Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui su Xenoverse 2, andiamo subito a proseguire la storia del DLC. Allora, vediamo che succede in questa nuova faia. Io non mi sono spoilerato nulla, quindi vediamo chi sta combattendo. Ah, i due gamma, se ho visto bene. Androide 16 numero 21 pure. Allora, io non so se il primo dialogo è venuto con l'audio, ma mi sono ricordato che forse avevo disattivato l'audio. Quindi da adesso l'audio dovrebbe sentirsi. Poi non so se si è sentito, eh. Vabbè, beh, si può anche leggere, ma è capitato quel primo tratto, diciamo. Al limite posso anche metterci una musichetta sotto se non si sente. Ma adesso si sente. Piccolo-san, 急に黙ってついてこいって言われても困りますよ。どうしたんですか? Il Red Ribbon va all'attacco, sconfiggi tutti i nemici. Ok. Vieni qui, gamma 2. Come hai osato colpirmi? Prendi questo. Prendi questo. Ho rimesso la forma Beast, quindi... Mannaggia, ecco sta presa. Beccati questo e quest'altro. Cazzo, Gohan sta crepando. E Junior ha ancora tutta la sua energia, è pazzesco. E oddio no, in forma base non è pazzesco.
E te pareva che lo sciaccavo con sfondo. Allora, dove vai? Vieni qui, gamma 2. Oh, devo ammettere, abbiamo iniziato il duello da capo, nessuno ci ha mai interrotto. Stranamente di solito me lo spostano, ma arriva qualcun altro a rompere. Invece no, abbiamo fatto il duello dall'inizio, tutte e due. E nessuno ci ha disturbato. Vieni qui, numero 16. Junior, vai ad aiutare... Ah, sto con Gohan, pensavo che... E Gohan, allora vai tu ad aiutare Junior di numero 16, mi occupo io. No, cavolo! Ma ha colpito, ha fatto un sacco di danni, tra l'altro. Vai KO, fatti la cartella numero 16. Ma Junior e Gohan sono immortali, cioè non subiscono, arrivano al minimo e non muoiono. Gohan è un quarto d'ora che ha quell'energia. Junior dov'è? Eccolo là. Andiamo da gamma, anzi nel frattempo che Junior, infatti non muoiono, ma buonissimo. Mi ero già accorto nello scorso episodio che Gohan non morisse, ma buono che non muoiono. Forse è previsto dalla storia, non so da come è fatto questa missione, che non crepino. Quanto è bella la forma Beast pure per i patroller, però mamma mia. No, ma colpito in pieno sto maledetto. Io ti restituisco il favore. No, ti ho beccato pure in pieno. Via. Mi ricarico un po' così come arriva il prossimo. Però che noiosi, mamma mia, tutti che vengono tipo posseduti da sta aura malvagia. Mamma mia, ci fosse una volta che nessuno... Becca di questo. Numero 16 che se la fu. Ma 16 non l'aveva rianimato però. Ma lo sono perso io quando l'Ariana ha detto solo gamma 1, gamma 2, so che potete far di meglio. No, wow, ma colpi da me. Vai, spero evanescente. Scusate se non leggo i dialoghi, ma tanto li vedete voi qui sotto, io sono concentrato. E devo distruggere sti gamma. Ma che, non perdo l'energia? Gamma 1 non perde. Non perde energia. Riproviamo a recuperare. Non è che devo sconfiggere prima gamma 2, no? Dove sta gamma 2? Gamma 2? Proviamo ad andare a gamma 2. Junior, arrivano i supporti. Ehi, ti ricordi di me, gamma 2? Ci siamo presi ammazzati all'inizio. Lo sapevo che non ce lo prendevo. Se non rompo la stamina, ne becco mai. Junior, mi raccomando, ho sbagliato a premere. No, stai in mob, ora che mi serve aiuto, che sto pure a corto di energia, per il momento non uso la capsula.
Me le conservo, penso di poter gestire, soprattutto se siamo in due contro uno. Intanto, infatti Gamma è più focussato su Junior. Oh, forma Beast, no. Via, 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 via. Ma becca sempre a me, meno male che avevo la super anima. E niente, qui devo riattivarla dopo un'altra capsula perché se no ci crepo. Volevo conservarmela nel caso ci fosse un'altra battaglia. Meglio usare anche la forma Beast, va. Non bisogna scherzare con loro. E mo mi avete fatto veramente arrabbiare. Via. Non si scherza con la forma Bis. Chi viene? Numero 16 o un Cell Max? Max. Se c'è, no, conclusione, meno male. Gon quindi non si è trasformato qui. Inizia a credere che voi non siate i nostri veri nemici. Numero 21, ma cosa stai... Chi è? Che è questo rumore? Azza, allora c'è Cell Max. と今はそんなこと考えてる暇ないよね。みんな悪いけど一時休戦だ。今からセルマックスをどこか遠くに転移。別の場所に。僕からすれば本来の歴史に近づきすぎると困るし。それにこうすればタイムパトロールだって改変を抑えるために僕に戦力は多ければ多い。悪いけどみんなまだまだ一緒に戦う。 Ok, direi che per oggi è tutto. Vedremo se ci sarà effettivamente. Io non so nulla perché non mi sono spoilerato nulla. Spero che ci sia una bella battaglia con Cell Max. La vedremo nel prossimo appuntamento. Iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 500 iscritti. Possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!